Buonasera ragazzi, come avete capito ho avuto i periodici problemi con questo nuovo software di YouTube che a volte cancella o meglio non rende accessibile l'evento programmato, perché io programmo la lezione ma poi quando provo a farla partire per ragioni difficilmente comprensibili non va. Però vedo che vi siete accorti che ho cancellato il precedente e quindi siamo ampiamente in anticipo addirittura sulle 14, quindi facciamo un po' di prove per rendere accettabile la qualità. Così ci siamo. Perché non va? Perché non va? Oddio, non va il proiettore. Oddio, che è successo? Ah, eccolo qua. La soluzione è questa. Vediamo. Ok, ci siamo. Proviamo a vedere una slide, se è leggibile. I 18 che sono adesso in connessione, 19, buonasera. Mi dite come appare il fuoco, se la messa a fuoco è accettabile? C'è sempre qualche secondo fra la domanda e la risposta. Le scritte in blu sui rettangoli non si leggono. Vediamo un po' se è possibile migliorare. Niente. Si perde, non so che dire. Proviamo un po' a oscurare. Un po' meglio, vediamo che dite. Si vede bene, le altre si leggono, si legge bene, la messa a fuoco va benissimo. Salve prof, salve Francesca, salve Stefano. Ah, fammi preparare la slide per te. Un attimo, devo fare la slide per Stefano. Un attimo, e dai, pure tu sei lento. Ok, Stefano. Salve Francesca, salve Esther, ciao Giulia, ciao Fabiana. Ciao Martina. Apro un colore diverso. Ci sta bene? Torniamo a noi, perfetto, e noi eravamo appena all'inizio delle emozioni, perfetto, ok, vedo che ci siete già in 42, però mancano ancora, cioè non sono ancora le due ragazzi, però c'ho un'idea, diciamo così, su ammazzare almeno 2-3 minuti. Mando un breve video che avete già visto. Il film, se vi ricordate, è Memento.
è una specie di thriller neurobiologico, diciamo così. E il protagonista è impegnato nella ricerca degli assassini di sua moglie, ma purtroppo lui ha un disturbo chiamato amnesia anterograda, per cui tutti i suoi ricordi svaniscono nel giro di pochi minuti e, come vedete, ha necessità di annotarsi, prendere foto Vediamo chi brucia la risposta. La lesione, il danno è a carico di quale struttura neurale? Vediamo chi brucia la risposta. Qual è la lesione? A carico di quale struttura neurale aveva un danno per il quale aveva amnesia anterograda? Eh sì, visto ragazzi, però dovete rispondere alla domanda. Il danno, la lesione. Vince Stefano, mi spiace, ha vinto Stefano. Stop al televoto, diciamo così. Ha vinto Stefano, l'uomo delle pause. Ok? Facciamo che mano a mano, non oggi, altre volte, io per ammazzare il tempo vi propongo un piccolo quiz, diciamo così, basato sulle cose che abbiamo detto. Intanto lascio scorrere Memento perché siamo abbondantemente. E questo è l'ippocampo che ovviamente prende nome dall'omonimo cavalluccio marino, di cui vagamente ricorda la forma. E come vi ho già detto a lezione, sono abbastanza il tempo per attendere, che sono appena le due, c'è un quarto d'ora. Ha preso il premio per la... qui c'è un elenco di altri fattori che possono determinare un danno ippocampale, per esempio l'abuso di alcol, la cosiddetta sindrome di Korsakoff, con un danno ippocampale e lobi frontali, che però faremo nella parte finale del corso quando parleremo delle sostanze d'abuso, quindi fra queste anche l'alcol. No, ma io me lo ricordo, Stefano, non ti preoccupare. Mi devo inventare qualcosa. Visto che dobbiamo sempre ammazzare 14 minuti, se avete qualche domanda, approfittatene. Siete in 70. Mi dite intanto una cosa, ma i docenti, le lezioni di questo semestre le state facendo, seppur su altra piattaforma? Sempre qualche secondo di latenza fra domanda e risposta? Come no? Nessuna? Vabbè. Solo due ci sono state, quindi. Vabbè, io accendo. C'è acceso qualcosa per me. Come forse avete intuito. Mi siedo. Sentiamo. Sociologia è cominciato. Beh, meno male. Ci mandano i video su Mitelma, ma non riusciamo a vederle. Bene, segnalatemelo che poi lo giro alla presidente di corso di laurea affinché quello che è possibile modificare, migliorare, ottimizzare, almeno il sito di Mitelma è lento. Ma la professoressa... a cui avevo insegnato l'uso di YouTube per andare in streaming, per capirci, psicologia sociale, niente,
Ho capito. Lezioni di 20 minuti, ma visto che in parecchi siti il sito si blocca. Ho capito. Beh, non è una ragione che c'è i figli piccoli. Non è la stessa cosa, ma io c'ho un cioccolo. No, ragazzi, per quanto riguarda YouTube è una scelta personale, io l'ho detto a tutti quanti. Alla Cosic ho addirittura fatto una breve lezioncina sull'utilizzo. Alcuni docenti o non possono farlo oppure non vogliono andare direttamente in streaming. Preferiscono preparare la lezione offline e poi mandarla, capite? Vanno pure rispettati per questo. Ah, bella questa, con i termo funziona quando non ci sono gli studenti. Un po' di musica non fa male. Ok, mi avete fatto un bilancio, insomma, semi disastroso. Ragazzi, ok, i laureandi, qualcosa vi posso dire. Per chi si doveva discutere in questa sessione, le sessioni di laurea si svolgeranno. Io so per quella di cui... Salve, Marta! So per quella di cui ero presidente lunedì 16, ma so che anche tutte quante le altre si faranno. Si faranno in telematica, ovviamente. Si faranno sulla piattaforma di Gmail che tutti avete perché è agganciata al vostro indirizzo di Gmail, Google Hangout. Per quanto riguarda quella prevista per il 16 luglio, ma di questo su solo la mia, di cui ero presidente, è stata collocata venerdì, quindi a 7 giorni. Infatti noi sposteremo la lezione, perché io non posso essere contemporaneamente presidente della commissione di laurea telematica e docente da voi, quindi troveremo il giorno migliore, probabilmente anticiperemo a giovedì. Comunque, che io sappia, in quei 2 o 3 giorni si faranno tutte le tesi di laurea previste. Se ce n'è qualcuna che non si riuscisse a organizzare, si andrà successivamente ad aprile, compatibilmente con il fatto che non sarete costretti a pagare le rate. Però vi ripeto, io so già che 18 e 19 sono previste varie sessioni di tesi di laurea, comprese, ripeto, la mia, quella di cui ero presidente. Non so chi me l'aveva chiesto, chi era preoccupata, non me lo ricordo, noi laureandi era Giulia. Giulia, ti ripeto, non so se tu eri nella mia sessione di tesi di lunedì 16, ma si farà venerdì pomeriggio. Loro ancora non l'hanno comunicata, però si farà. Ah, la laurea di luglio. Ragazzi, si spera che a luglio si riesca a fare la tesi, come dire, in modalità tradizionali, anche perché significherebbe che tutta la fase emergenziale è stata superata. Proprio nel caso più davvero, spero, improbabile, in cui le condizioni siano ancora di emergenza, quelli di luglio sono favoriti, perché l'esperienza maturata adesso, in questa settimana, probabilmente la garantirà con regolarità. Quindi quelli di luglio davvero hanno meno problemi, anche se ovviamente sono tanti, tanti di più, perché ovviamente si laureano molti più studenti a luglio che a marzo, che sono pochini, pochini, perché sono quelli in anticipo. Io c'ho
No, 14.08, ancora qualche minuto e cominciamo la lezione. Altre domande? Non ci sono domande? Ah, intanto togliamo questo affare. Perfetto. Ok, scomparso. Sono stati tolti tutti i preappelli, gli esoneri, quindi probabilmente anche se si tornerà alla normalità, molte lauree scaleranno a settembre. Guardate, non è detto, non è detto. Davvero è difficile in tutto questo contesto fare previsioni con certezza, ma il fatto che i preappelli, per ovvie ragioni, non si possono tecnicamente svolgere, non ha alcun rapporto con le sessioni di laurea, nel senso che gli appelli regolari di esame saranno garantiti. Come si costruisce, anche se è la prima volta in assoluto, una formalmente legale commissione di tesi, così si costituiranno delle modalità, ripeto, tutte da inventare, ma è possibile tecnicamente per gli esami. Per cui tranquilli, gli esami ci saranno. Non ci sarà un ritardo, spero, nella vostra carriera dovuta a questa, insomma, emergenza. Io faccio le 11, ancora qualche minuto. Un po' d'acqua. Prego, Giulia. Ah, fammi provare se funziona l'affare. L'affare funziona. L'audio. Vabbè, voi siete in 105, ancora manca qualcuno. Per quanto riguarda la programmazione nell'immediato, fermo restante che dovremo ridefinire la lezione di venerdì prossimo, esattamente per quello che vi ho detto, per la sessione di laurea telematica di cui sarò presidente, lunedì è tutto regolare. Quindi, come al solito, oddio, il lunedì alle 16.30 noi faremo lezione. Se tutto va bene, oggi termineremo la termineremo le mozioni e se tutto va bene, quindi cominciamo la schizofrenia. Ovviamente, come già d'accordo, in previsione della lezione io metterò come al solito il corso di sulla pagina, la bacheca del corso di laurea, le slide a disposizione della lezione sulla schizofrenia. Vabbè, insomma, sono le 12, voi siete, no, 107 siete. Che vuole questo? Ah, gli aggiornamenti. No, e ogni tanto compaiono piccole pop-out nei vari computer che ho accesi. Beh, però forse vale la pena che almeno guardiate almeno questo studio come è stato allestito. È una situazione, come potete immaginare, di assoluta fortuna. Vedete, questo è il computer che proietta. Quello è
il proiettore e poi c'è l'altro computer di scrivania che controlla, e poi questo qui è la, un altro computer che fa da webcam. Home tour, no, diciamo studio tour, studio di registrazione tour. Aspetta, vi faccio vedere, no, è opaco, un pezzo del giardino. Un attimo, vi faccio vedere un pezzo del giardino, almeno quella piccola parte, perché il giardino è enorme, che si vede dalla finestra. Non so se riuscite a vedere, sì, vedete. Ok. Ritorno. Siete in 111, ci siamo proprio. A questo punto, prima di cominciare, manca un minuto. No, che cucina, ragazzi! A parte che c'è mia moglie. Ok, ripartiamo alla condizione ottimale. Di proiezione, no, vicino, perfetto, siamo. Ok, siamo a 15, possiamo cominciare. Allora, sì, 113, comunque è un 15, per cui. No, no, ma il giardino, avete visto un lato più piccolo, il giardino è molto più grande. E poi c'è un bravissimo giardiniere, ma non vi dico chi è. Va bene, basta. Basta giocare. Purtroppo l'ultima lezione, un po' in ritardo sulla programmazione, noi abbiamo cominciato a parlare di emozioni. Vi ho detto da una parte noi abbiamo, che questo è un argomento, come dire, topico per la psicologia, dall'altro, essendo un oggetto così basilare per certi versi, per qualsiasi forma di conoscenza psicologica, da quella cognitiva a quella biologica, vi ho proposto in qualche modo, e anche perché il Carlson in questo caso non è proprio efficacissimo, di suddividere tutto quello che riguarda le emozioni in tre diversi aspetti. Il primo che abbiamo iniziato, cercare di rispondere alla domanda: quali sono i meccanismi, come noi proviamo emozioni, quindi l'esperienza soggettiva delle emozioni. Il secondo aspetto è le modalità espressive delle emozioni. Il terzo aspetto è le modalità di riconoscimento e di decodifica delle emozioni. Non è una forma di pedanteria quella di segmentare l'oggetto emozioni, perché questi tre aspetti, provare, esprimere, riconoscere, hanno la base meccanismi, processi mentali e processi neurali in parte differenziati. Abbiamo fatto in tempo, l'ultima volta, solo a introdurre all'interno di una rapida, come dire, disamina storica delle principali teorie proposte in psicologia sulle emozioni, la prima, quella di James Nash, anche a volte sintetizzata come teoria periferica delle emozioni. Periferica perché questi due autori, ormai più di un secolo fa, proposero che l'esperienza delle emozioni nascesse dal riconoscimento, dalla lettura dei segnali periferici. E per segnali periferici ci si riferiva o ai segnali autonomici o ai segnali comportamentali. Autonomici, per esempio, ho paura perché sento il mio cuore battere, ho paura perché mi accorgo di avere una sudorazione profusa, oppure comportamentali, ho paura perché vedo me stesso che si dà a gambe sostanzialmente. La teoria in qualche modo è stata diversamente confutata, cioè messa in discussione, e con argomentazioni di carattere logico, poiché la tempistica
delle risposte autonomiche è molto più lenta dei tempi con cui noi sperimentiamo soggettivamente emozioni. È stata confutata empiricamente, sperimentalmente, mediante l'osservazione dei pazienti con lesioni al midollo spinale. Qual era la logica? La logica era che se effettivamente le emozioni discendevano dalla lettura dei segnali periferici, chi aveva un danno, come quelli che hanno una lesione al midollo spinale, che impedisce le percezioni sensoriali periferiche, almeno periferiche del corpo, perché sono integre quelle superiori, diciamo così, al livello del midollo, quindi quelle veicolate dai nervi cranici, doveva provare o nessuna emozione o emozioni molto ridotte. Essendo questo sostanzialmente non vero, questo è un argomento empirico, diciamo così, abbastanza forte per aver messo da parte questa teoria. L'ultimo argomento, o meglio, gli ultimi due per certi versi, è che la stessa risposta in questa animazione fa riferimento. Si mette in moto? No, non si mette in moto il cuoricino. Vabbè, non è importante l'animazione del cuore, però. Vabbè, fate finta che il cuore batta. Prima batteva nella precedente animazione. La stessa risposta fisiologica, cioè la tachicardia, la si riscontra sia quando abbiamo intensa paura, sia quando abbiamo un'azione di innamoramento. E allora com'è possibile decidere un'emozione sulla base di questo indicatore, se la stessa risposta è comune a due contesti emozionali del tutto opposto? Ultimissimo argomento, ma è un po' come le lesioni spinali a cui prima facevo riferimento, solo che stavolta riguarda la parte sovraspinale, cioè sostanzialmente le informazioni relative alla testa e quindi quelle veicolate dai nervi cranici. Ci sono alcune patologie, anche se non molto diffuse, una è la paralisi di Bell, l'altra è la sindrome di Enebius, che sono caratterizzate sostanzialmente da una paresi facciale. Anche qui ci si aspetta una forma di alterazione emozionale, in conseguenza di questa mancata risposta. Nei fatti questi pazienti hanno un vissuto emozionale del tutto integro, normale. Bene, scusate il riepilogo, ma forse è sempre utile. Anni 40-50, quindi abbiamo fatto quasi mezzo secolo avanti, la teoria a volte viene attribuita esclusivamente a Cannon, a volte si utilizza due diversi autori che in maniera simile proposero cose, lo stesso tipo di approccio, quindi Cannon Bard, si contrappose frontalmente, anzi lo studio a cui prima facevo riferimento, quello sui pazienti con lesioni spinali, era un allievo di Cannon che lo mise in pratica, lo eseguì. La teoria sostanzialmente dice che una volta che ovviamente c'è stato l'aspetto percettivo sensoriale dell'evento emotigeno, contemporaneamente il sistema nervoso controlla sia le risposte comportamentali e fisiologiche, per capirci quelle periferiche, sia gli aspetti soggettivi, cognitivi dell'esperienza emozionale. Se la vogliamo guardare in altre due soluzioni, chiamiamole così, grafiche, c'è l'evento emotigeno, la sua percezione e contemporaneamente abbiamo sia la risposta comportamentale, ma poteva essere la risposta comportamentale o qui poteva esserci un bel cuore che accelera la sua frequenza cardiaca, sia la soggettiva esperienza, in questo caso specifico della paura. Guardandole a confronto,
tutto, le due teorie, in quest'altra soluzione grafica, sostanzialmente nell'accezione di James Lange, arriva lo stimolo, la situazione potenzialmente emotigena. Questa arriva alle strutture del sistema nervoso centrale che innescano le risposte corporee, sia quelle autonomiche, cioè sia quelle del sistema nervoso autonomo, sia quelle comportamentali. E le informazioni sulle risposte corporee poi determinerebbero con un feedback di ritorno, potremmo chiamare, la cognitiva attribuzione dell'emozione. Si capisce pure che non poteva essere così, è davvero troppo lungo, diciamo così, è macchinoso in qualche modo il percorso per essere realistico con la subitaneità delle emozioni provate. Invece la teoria di Cannon o Cannon-Bard, sostanzialmente ovviamente la parte iniziale è del tutto identica, dice che una volta che lo stimolo sensoriale, qui si indica la visione, ma non è detto che ci sia solo percezione visiva di uno stimolo emotivo, potrebbe essere anche una percezione uditiva, determina sia una corticale interpretazione che poi diventa la cognizione, la percezione dell'attribuzione dell'emozione, sia le risposte periferiche. Quindi in qualche modo sposta dalla periferia corporea al sistema nervoso, in qualche modo verrebbe da dire quasi banalmente, cioè o meglio, oggi diciamo banalmente, il centro di regolazione della soggettiva esperienza delle emozioni. Bene, facciamo un passo in avanti di circa un altri 20 anni e da, se vogliamo trovare una specie di etichetta verbale, da un approccio filosofico-fisiologico come era James Lange a un approccio un po' riduzionistico, quello di Cannon-Bard, passiamo invece a una teoria prettamente psicologica, cioè che sposta completamente o parzialmente il senso del meccanismo con cui noi proviamo, abbiamo esperienza soggettiva dell'emozione. La teoria, anche in questo caso qua, viene riferita a una diade, cioè quindi a due diversi autori, ma in realtà sono due diversi autori che fecero lo stesso studio, Schatter e Singer. Cosa proposero? Proposero sostanzialmente che prima venivano la risposta di arousal fisiologico, la interpretazione cognitiva e la esperienza emozionale in realtà era conseguenza della cognitiva interpretazione e in parte anche della risposta fisiologica. Quindi sostanzialmente depotenziano, se vogliamo dire, l'aspetto fisiologico, depotenziano anche l'aspetto cognitivo, in qualche modo attribuendo l'esperienza emozionale a come noi soggettivamente interpretiamo la situazione. Detta così non si comprende ancora molto bene, facciamo ancora un altro paio di soluzioni grafiche e arriviamo allo studio, in qualche modo, canonico, quello che ha determinato la teoria di Schatter-Singer. Questa è un'altra soluzione grafica, con le stesse grafiche di prima, c'è lo stimolo, in questo caso qua, fobico, c'è sia la risposta fisiologica comportamentale, sia il livello cognitivo e la interpretazione emozionale è frutto e conseguenza di entrambi. E facciamo i conti invece, tutto questo da dove nasce? Nasce, in Italia si usa poco, nella letteratura anglosassone assai più diffusa, ci sono molti volumi che pubblicano i famosi esperimenti della psicologia. Ve lo cito questa cosa perché? Perché quello di Schatter-Singer è ritenuto, diavolo, questo aggiornamento, scusate,
è uno degli esperimenti famosi, in qualche modo paradigmatici, di tutta la psicologia. Per certi versi ne ha segnato la storia, anche perché ha spostato molto i termini dell'emozione sugli aspetti squisitamente. Cos'è che non è vero? Vabbè, qualcuno che si è infilato. Niente, è il solito troll che si infila. Dicevo, allora, cerchiamo, usando le vignette, in qualche modo, buongiorno Lorenzo, di descrivere questo esperimento classico della psicologia, per certi versi pietra miliare di tutte quelle che sono diventate teorie cognitive dell'emozione. Quindi, di nuovo, se voglio anche banalizzare e semplificare a livello mnemonico questa rapida e grossolana disamina storica, la teoria di James Lange era periferica, la teoria di Cannon era centrale e fisiologica. Da Schachter-Singer in poi si parla prevalentemente di teorie cognitive. Uso il plurale perché ce ne sono state più di una, ma in qualche modo io vi accenerò solamente, poi andiamo al di là, perché va al di là degli scopi di questo insegnamento e dell'approccio specifico di questo esame. Lo studio era così costruito. I soggetti partecipanti allo studio, ai soggetti partecipanti allo studio, veniva fatta un'iniezione. Ovviamente, date per scontato, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, che questa serie di vignette è un po' banalizzata, perché dovete immaginare che tutto questo veniva replicato in un gruppo di controllo, un po' come l'esperimentazione animale, come le cosiddette lesioni simulate, in cui veniva fatta esattamente la stessa iniezione, ma con soluzione fisiologica, quindi con sostanze inerte. Ma ricordando che c'è anche un gruppo di controllo, prendiamo invece l'esperimento vero e proprio. Quindi ai soggetti veniva fatto una iniezione di epinefrina, sostanzialmente di adrenalina, che come è noto, mi rendo conto che fa un po' imbarazzo citare un film, ma visto che quasi tutti l'hanno visto, ed è un'immagine molto forte, tutti ricordano in Pulp Fiction l'iniezione direttamente nel cuore, se ben ricordo, a Uma Thurman in Pulp Fiction di Tarantino. Dicevo, iniezione di epinefrina, ovviamente, fra le altre cose, provoca l'accelerazione cardiaca. Quindi, perché lo scopo di questa iniezione? Lo scopo è quello di indurre artificialmente, non con l'emozione, una conseguenza fisiologica simile a quella che abbiamo quando abbiamo una risposta autonomica a un'emozione. Solo che non è un'accelerazione cardiaca perché hai visto un serpente, perché hai visto un dinosauro o perché altro, ma semplicemente perché la fisiologia del meccanismo delle iniezioni di epinefrina o adrenalina. Ok, assunto questo e ricordando che c'è, anche se non è rappresentato, un gruppo di controllo che ha un'iniezione fitta, cioè un'iniezione di sostanze inerte, i partecipanti allo studio venivano sottoposti a due diverse condizioni. Sostanzialmente, iniezione, poi venivano messi in una specie di sala d'attesa. Sala d'attesa in cui doveva cominciare il vero e proprio esperimento. Mentre erano in sala d'attesa, c'era quello che si presentava come altro partecipante allo studio. In realtà non era un altro partecipante allo studio, era un confederato, cioè una persona in qualche modo d'accordo, alleato dello sperimentatore, che doveva fare alcune cose. Però lui si presentava al soggetto come simile a lui, cioè come uno che aspettava di partecipare all'esperimento. Come la vignetta dovrebbe evocare, in un caso il finto partecipante allo studio aveva un comportamento giocoso, sostanzialmente, di leggerezza, in un'altra condizione faceva l'arrabbiato, cominciava a dire questi che ci faranno, ci hanno fatto già l'iniezione di una sostanza strana, eccetera, eccetera. Come capite, nella simboleggiatura di questo esperimento, con l'iniezione di adrenalina si modificava, torna indietro,
si modificava sostanzialmente il livello delle risposte fisiologiche o comportamentali, fisiologiche in questo caso, e invece nell'altro caso si modificava il set cognitivo, il tipo di cognitiva interpretazione dell'emozione. Ovviamente, come lo si modificava? In un caso cercando di indirizzare verso un contesto emozionale positivo, evidentemente, soggetto finto, apparentemente giocoso, oppure cercando di influenzare con atteggiamenti polemici, arrabbiati, rancorosi e cose simili. Il senso qual era? Il senso era quello di capire se il contesto, questo è un contesto in cui non c'è fisiologia, c'è solo interazione sociale, c'è solo, come dire, la creazione di un'aspettativa o positiva o negativa. Fatto questo, venivano introdotti al vero e proprio esperimento e dovevano sostanzialmente stimare la natura emotigena di alcuni stimoli. È un compito relativamente semplice. Cosa trovarono? È una ipersemplificazione di un esperimento in realtà molto complesso. Trovarono che quelli di questa branca dell'esperimento, quelli esposti al contesto, chiamiamolo così, emozione positiva, tendevano a valutare gli stimoli come più positivi. E al contrario, chi era stato esposto a questa situazione, al rancoroso, al polemico, tendevano a esprimere un'emozione di carattere negativo. Quindi il senso quale sarebbe? Il senso è che la natura dell'emozione che sperimentiamo soggettivamente richiede come precondizione un certo livello fisiologico di arousal, ma poi è la cognitiva attribuzione, il cognitivo contesto in cui si è immersi, non per forza con altri, anche con se stessi, con la propria storia, con le proprie esperienze, che determina che emozione proveremo. Fu nei fatti, scusate, certo che c'è la componente sociale, però, ripeto, chi l'ha chiesto? Elisa. Elisa, sì, però non necessariamente sociale. Ho detto prima, può valere anche la tua storia, la tua esperienza personale, nel modo in cui interpreti. Potremmo dire che questo è un esponente di un noto partito dell'opposizione e che probabilmente non deve stare in compagnia di qualcun altro perché già ha conosco di suo e che quindi tenderà emozionalmente a valutare in maniera negativa tutto quello che accade e quindi chiudere le porte a chiunque. Adesso mi sono concesso questa piccola battuta, perdonatemi. Nei fatti, quello di Socrates Singer fu, che succede? Si sta bloccando. Ragazzi, purtroppo tutto quello che riguarda blocco è legato alla vostra connessione. Cioè, appunto, come diceva Camo, dovete fare il refresh, non c'è altro modo. C'è ogni tanto chi ha delle connessioni che, o degli operatori un po' così. Ok, la ripeto, Luca. Dicevo, sostanzialmente, se uno dovesse poi sintetizzare questo esperimento, cosa dice? Dice che la natura dell'emozione che proveremo, questa è un'emozione, chiamiamola così, negativa, una vignetta, questa è un'emozione positiva, dipende e dal contesto fisiologico. Il contesto fisiologico qua lo sto indicando perché l'iniezione di efedrina o di adrenalina sostanzialmente provoca una tipica risposta. Giustamente Stefano suggerisce che chi ha problemi di connessione farebbe bene a diminuire la qualità del video così da meno pesare sulla connessione, ok?
tenete conto che in questo momento YouTube è molto sotto pressione, perché come sapete c'è la più lunga maratona di sempre che si sta in questo momento in svolgimento, da stamattina alle 8 fino a stanotte, e quindi potrebbe essere che le decine di migliaia di persone che stanno partecipando a questa maratona probabilmente rendono difficile l'utilizzo della piattaforma di YouTube, suppongo. Ok, mi dice Fabiana che a 360 si vede bene senza molti problemi. Ok, dicevo, stavo facendo il breve riepilogo perché qualcuno me l'aveva chiesto. Quindi, da una parte è necessario che ci sia un'opportuna attivazione fisiologica, anche se indotta artificialmente, poco conta, ma poi pesa il modo in cui noi interpretiamo cognitivamente la situazione. Qui è indotto artificialmente, anche qua, da un finto sperimentatore che è si presenta, un finto soggetto che si presenta come anche lui partecipante all'esperimento, che però vuole indurre un contesto positivo, e questo vuole. Però a chi me lo chiedeva, non è necessariamente solo un fattore sociale, in alcuni casi è sociale, in alcuni casi è soggettivo, c'è una storia personale che può pesare nel modo in cui interpretiamo le situazioni. E alla fine, come proveremo emozioni positive in questo caso e negative in questo caso, in qualche modo è strettamente dipendente dal contesto in cui siamo stati immersi o dal modo in cui cognitivamente l'abbiamo interpretata. In qualche modo questo studio, questo esperimento è rimasto famoso nella psicologia perché segna la svolta. Non nega l'importanza dei fattori fisiologici, perché c'è anche l'aspetto fisiologico, ma in qualche modo lo riduce, lo banalizza, lo dà solo come le condizioni necessarie ma non sufficiente. Quello che fa la differenza è come tu interpreti la situazione. Quindi, usando sempre animazioni, la maratona, oddio, che tutti artisti, cantanti, giornalisti stanno facendo, oddio, come si chiama? Io non me la ricordo, perdonate. Mi aiuta qualcuno? Domanda, avevo già preso anche l'informazione iniziale fornita sul farmaco. Certo, ragazzi, l'esperimento è molto complesso. Vi ho detto, non solo c'è il compito di controllo, ma c'era anche quella cosa che giustamente Caspar mi ha chiesto. Perché? Perché alcuni erano correttamente, altri non erano correttamente informati della natura della sostanza che avrebbe indotto accelerazione cardiaca. Con la rausa, chiede Caspar ad altri, che avrebbero dovuto invece causare effetti di sedazione. No, non ti capisco. Arousal viene indotto da adrenalina, ma certamente non sedazione. Cioè, tu vuoi dire che si poteva fare l'esperimento anche con la sedazione? Sì, ma lo si poteva fare, e probabilmente sarà stato pure fatto, solo per arrivare a dire che un quadro sedato di attività fisiologica porta a emozioni meno intense, ma questo è relativamente banale. Ragazzi, in realtà il gruppo di controllo non differenziavano fortissimamente i due gruppi. C'erano sempre delle differenze a favore del contesto emozionale, ma, cioè, per capirci, il gruppo di controllo cioè aveva uguale questa parte qua, aveva diversa questa parte qua. Aveva sempre una prevalenza positiva da questa parte e negativa da quest'altra, ma gli effetti erano molto più, diciamo così, deboli, e quindi indicavano che l'aspetto fisiologico è un altro fattore, anche se condizione, come dicevo prima, necessaria, ma non sufficiente. Io resto a casa, bravo. No, non è io resto a casa, Anna, si chiama in un altro modo la maratona, non me la ricordo, perdonate, poi ve lo dico nella pausa. Ma sta dovunque pubblicizzata, è la più lunga esperimento di streaming su YouTube che dovrebbe durare
mi sembra 12 ore o 16 ore, non ricordo, in cui si è per raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus e per fornire un contesto di attori, cantanti, documentari, arte, personaggi a vario titolo famosi, che, eccetera. Italia chiamò, mi viene detto da mia moglie. Tra altre cose, se volete proprio saperlo, anche se purtroppo troppo in ritardo, ho provato a mandare il link della nostra lezione, se per caso avessero voluto coinvolgerci nella lunga maratona, ma non ho avuto risposte. L'ho mandato verso le 11, forse troppo tardi. Però, non lo so, magari la stanno prendendo anche loro, ma non lo so. Sì, infatti, Alberto Angela, giusto, Lorenzo Arbor, ci sono tantissime persone. Comunque, lasciamo stare Italia, andiamo avanti con la lezione. No, non perché non c'è, è importantissimo, per carità, però lo guardate successivamente perché avete tutta la giornata per guardarlo. E quindi il gruppo di controllo in qualche modo ribadì che comunque anche l'aspetto fisiologico aveva la sua importanza. Di nuovo, risintetizzando tutto ciò in una chiave, come dire, vignettistica, stimolo, risposta fisiologica, comportamentale, eccetera, eccetera, livello cognitivo, cioè etichetta cognitiva, e l'emozione è strettamente dipendente, o in massima parte dipendente, dall'etichetta cognitiva, però richiede necessariamente anche l'attivazione fisiologica. Quindi, sintesi delle sintesi, e poi andiamo avanti. Vediamo se ci sono altre cose. Queste cose ci sono sul libro, sì, in massima parte, anche se vi ho detto, abbastanza disordinate, nel senso che sul Carlson questa parte sulle teorie cognitive, proprio perché cognitive, proprio perché psicologiche, sinceramente non c'è. Non c'è perché non è il suo mestiere, non è il suo scopo. Cannon c'è, James Lange c'è. Però la parte Schachter e Singer, le teorie cognitive, non c'è perché l'ho trovato su qualsiasi libro di psicologia generale. Ho ritenuto necessario però chiudere tutto l'excursus, perché non si può riproporre solo una conoscenza fisiologica in parte inappropriata e in parte molto molto parziale. Dicevo, sintesi delle sintesi, le diverse teorie. James Rush, quindi, stimolo, arousal, risposte periferiche e comportamento, emozione. Cannon Bard, stimolo, sia risposte fisiologiche e comportamentali, sia emozioni, quindi centralità. Schachter Singer, stimolo, arousal fisiologico, appraisal, cioè lettura, etichettamento cognitivo dell'emozione e poi soggettiva esperienza. Per chiudere, un'altra teoria cognitiva ancora più estrema, quella di Lazarus, come vedete è del tutto identica per certi versi a quelle Schachter-Singer, però elimina ulteriormente l'aspetto fisiologico, dice che quello che conta è come noi leggiamo l'emozione e poi come noi la leggiamo determina sia l'esperienza sia la natura della risposta fisiologica. Quest'ultima a sua volta per certi versi criticabile, ma mi fermo qua perché va molto al di là, non c'è neanche sul Carlson. Ovviamente queste ultime teorie, le teorie cognitive più bilanciata, quelle di Schachter e Singer, perché comprende anche la necessità del livello fisiologico, molto più sbilanciata quella di Lazarus, in cui pone il livello fisiologico solo come una delle tante conseguenze. Dicevo, queste teorie hanno però anche i loro, come dire, oppositori. Una delle critiche è che ci sono alcune volte forme di emozione senza cognizione. Un esempio è l'apprendimento avversivo alla paura. E nell'animale e nell'uomo ci sono alcuni paradigmi di apprendimento
in cui noi associamo uno stimolo negativo, uno stimolo avversivo a un oggetto neutro, e questo avviene senza consapevolezza. E lo stesso però determina congrue risposte emozionali. E poi, negli anni più recenti, le neuroscienze, soprattutto la psicobiologia della coscienza, ha trovato delle situazioni molto peculiari che dimostrano che ci può essere una forma di elaborazione emozionale senza nessun tipo di cognizione intesa come consapevolezza. Quello a cui sto facendo riferimento, vedete la prima pagina, la copertina di Nature, in cui si racconta questo esperimento, e qui lo stimolo più cruciale di questo esperimento, devo fare un piccolo passo indietro. Qualcuno di voi, un po' più solerte, che ha letto il primo capitolo del Carson, ha visto che esiste un disturbo chiamato neglect unilaterale, oppure sindrome da eminegligenza spaziale. Sono quasi sempre pazienti con una lesione paritale destra che hanno una negligenza dello spazio visivo controlaterale, extrapersonale oppure peripersonale. Badate bene, non sono ciechi, non hanno un danno visivo, hanno un danno attenzionale. E quindi, per dirvi le prime cose banali mi vengono in mente, se loro hanno un piatto di spaghetti, tendono a mangiare solo il lato buono, cioè il lato destro. Sbattono regolarmente con oggetti, con la loro parte, l'emisoma sinistro, con la parte sinistra del corpo, perché quella peri extrapersonale che corrisponde all'emisfero. Scusate? Esatto, quello che dicevo prima, il neglect unilaterale si trova nel primo capitolo del Carson. Bene, allora è ovvio che a questi pazienti, se tu presenti nell'emicampo sinistro, quindi quello opposto alla lesione destra, degli stimoli, loro non li percepiscono. Non li percepiscono non perché sono ciechi e emianottici, cioè ciechi nel campo visivo di sinistra, cioè opposto alla lesione destra. Però, con queste un po' perversioni, uno potrebbe dire, gli sperimentatori, anche se non hanno riconosciuto, tu gli puoi chiedere e gli puoi dire: guarda, ci sono due case disegnate, tu in quale sceglieresti di vivere? Ovviamente l'individuo sceglie apparentemente a caso, perché qualcosa che non è riuscito a visualizzare, se non gli è consentito ovviamente di spostare lo sguardo, perché se sposta lo sguardo tutto arriva a tutti e due gli emisferi cerebrali, l'esperimento non funziona più. Bene, i soggetti in maniera significativamente superiore al caso sceglievano la casa in alto. Questa è una forma, non è proprio emozionale, però è una forma di riconoscimento senza però cognizione, a dimostrazione che ci può essere qualche valutazione emozionale. Ripeto, non è proprio emozionale, senza cognizione. In qualche modo indicazione che le teorie estreme per quanto riguarda il peso dei fattori psicologici, e in qualche modo non fanno i conti che ci sono delle persone che non hanno affatto l'etichettamento cognitivo, perché non c'è consapevolezza, però hanno lo stesso emozione e risposte fisiologiche, e quindi le teorie puramente cognitive a loro volta sono in parte non completamente tenibili. In realtà la lista di situazioni in cui c'è emozione senza consapevolezza è molto più lunga, che in qualche modo mettono in discussione la tenibilità di teorie puramente o in maniera estrema cognitiva. Ogni tanto guardo. Ma per concepire la parte destra di qualsiasi cosa bisogna percepirla come un intero, giusto? No, non ho capito la domanda. Cioè, loro hanno una lesione destra. La lesione destra implica sostanzialmente che nella natura di questo disturbo loro negligono
lo spazio extrapersonale controlaterale, quindi lo spazio sinistro, e anche la parte peripersonale sinistra. Vi ho fatto un esempio: il piatto di spaghetti tendono a mangiare solo il lato destro perché è quello di cui hanno consapevolezza. Ma lasciando stare gli spaghetti, c'è un test che si chiama test di Barrage, è una banale, non ce l'ho qua purtroppo e dovrei perdere tempo a cercare, in cui ci sono sostanzialmente tanti simboletti dispersi in uno spazio, quelli che sbarrano tutti i simboletti, loro ti sbarrano tutto a destra e non ti sbarrano uno a sinistra. È un altro modo, anzi un modo per quantificare l'entità di questo neglect unilaterale. No, i due misteri comunicano. Il problema è che hanno una lesione destra in una struttura che è coinvolta evidentemente nell'attenzione controlaterale. Giulia giustamente ricorda che il libro vi fa vari esempi di neglect. Un neglect, per esempio, se maschio si infila una giacca, può non infilare la manica di sinistra per la stessa ragione. Può non allacciarsi la scarpa di sinistra, ma ad esempio, insomma, si spreco, spero che sia chiaro. Bene, facciamo un passo in avanti. No, io ho il timer che mi dice 3/4 d'ora. Aspettate un secondo, perché io ho programmato la successiva lezione, sperando che parta, alle 3:30. No, possiamo fare lezione per un altro, nonostante Stefano, per un altro 1/4 d'ora, lasciarvi un 1/4 d'ora di pausa e poi ricominciare alle 3:30, ok? Siccome l'esperimento in cui si chiede al paziente con neglect di scegliere in quale casa vivere. Sì, esatto. Ovviamente, giustamente, mi ricorda, Adriano, che è uno di tanti casi, il neglect raccontato da Oliver Sacks. Tigrotto dice a Ludovica: sei fantastica, è nato un feeling. Ok ragazzi, ancora un 1/4 d'ora prima della pausa, programmando l'inizio del secondo streaming alle 3:30. Avevo detto, primo aspetto, come percepiamo, come soggettivamente viviamo le emozioni. Secondo aspetto è come le esprimiamo, quindi gli aspetti comunicativi delle emozioni. Questa è la storia con cui abbiamo esordito questo argomento, che è cominciata con Darwin, perché la preliminare osservazione che le culture possono cambiare moltissimo e che quindi gli aspetti esperienziali possono essere ovviamente molto diverse, ma poi il modo in cui si comunicano le emozioni è sostanzialmente unico. Quindi questa universalità, almeno di alcune emozioni di base, in realtà, anche se più recentemente, negli anni 70, è stata attribuita e lungamente studiata e con successo da Paul Ekman, però nei fatti è stata in maniera preliminare, in qualche modo introdotta da Darwin stesso. Ovviamente in questi anni si sono aggiunte molte cose. Si sono aggiunte molte cose perché? Perché noi ci concentriamo sul viso, perché è un potente, il principale comunicatore di emozioni. Il fatto che sia però il principale non vuol dire che non sia l'unico. Ovviamente molti altri comportamenti corporei possono essere indicazioni di emozioni. Battere nervosamente le dita, il tremore o quant'altro tu vuoi. Però è innegabile che la modalità più tipica con cui noi esprimiamo e quindi comunichiamo emozioni è la comunicazione facciale. È talmente vero che sia nell'uomo, lo abbiamo già detto in qualche piccolo
piccolo accenno qua e là, ma ce lo dice la neurofisiologia dell'animale, esistono gruppi di neuroni specializzati nel riconoscimento del volto. In qualche modo ci racconta quanto importante sia il volto. Cos'è che ti ha messo i brividi? Sì, Francesca, quello che tu racconti è giustissimo, però non è molto diverso da quello che vi ho fatto vedere su Roger Sperry, quando avete visto che una mano, la mano sinistra, non riusciva a fare il compito di blocchetti e l'altra mano cercava di avvenirle in soccorso. È possibile in una situazione di conflitto, in questo caso qua, fra i due emisferi separati, ma anche come quella che racconti te, giustamente. I due emisferi non comunicano nel corpo calloso, ma nei pazienti neglect la comunicazione integra. Però c'è un danno a un'area ben specifica, è un'area che codifica esattamente lo spazio extra e peripersonale controlaterale. È un deficit prevalentemente destro, più raramente c'è anche la sindrome sinistra, ma è molto più raro. Facciamo un passettino in avanti, dicevo. È talmente importante che noi abbiamo dei gruppi neuronali, ci ritorneremo più avanti, nell'animale è molto chiaro, che sono specializzati nel riconoscimento dei volti. Qui vedete, quando vedete questi istogrammi, questi sono, come dire, l'esito di registrazioni di singole unità cellulari e tecniche di ricerca che ormai conoscete, ovviamente possibile solo nell'animale. Quando vedete questi istogrammi e vedete sotto questo simboletto, vuol dire che prima è la registrazione di questi neuroni, prima di questo stimolo visivo, che questo intervallo è durante la percezione di questo stimolo e questo è dopo. Che si vede? Si vede che questo neurone, questo gruppo di neuroni scaricano elevatamente al riconoscimento frontale della scimmia. Se tu prendi le stesse parti dello stimolo visivo e le ricomponi un po' casualmente con una specie di strano morphing facciale, vedete, il neurone risponde molto meno, come meno anche se tu occludi una parte dello stimolo per avere l'assenza di controllo, altra scimmia, altre. Per inciso, ritrovate che questo riconoscimento facciale è importante sia per lo stimolo del consimile, ma sia per il volto di un'altra specie, cioè di un umano. Vedete, il neurone risponde. E vedete come questi neuroni a uno stimolo di controllo, cioè una mano, rispondono quasi per niente. E in qualche modo racconta un'elevata specificità di alcuni neuroni per il riconoscimento della faccia, ma anche dell'orientamento. Vedete, sempre con la stessa logica, come alcuni neuroni rispondono solo al profilo, dato che è scontato che come ci sono quelli che rispondono al profilo, ci sono altri che rispondono alla visione frontale. Ma solo per dare un messaggio di quanto sia primitivo e per certi versi anche importante l'analisi dello stimolo faccia. Ma guardiamo dal nostro punto di vista. Questo ci dice in qualche modo quanto importante sia la comunicazione espressiva. E non è un caso che quotidianamente, nei più vari contesti, noi comunichiamo in maniera difficilmente equivocabile emozioni, almeno alcune emozioni primarie, con il volto. Ripeto, principalmente, non esclusivamente, ma principalmente. È il principale comunicatore espressivo delle emozioni. Questa è uno studio, in qualche modo, non lo commento in dettaglio, ma solo perché vi passo il messaggio, che vi dice, a distanza di quasi un secolo, di quanto ci avesse ragione Darwin. I diversi sei colori, probabilmente voi non vedete per la qualità della risoluzione, sono
in una delle visioni più accreditate, perché questo è un altro dibattito infinito, quante siano le emozioni di base, le sei emozioni di base, adesso poco conta quali siano, quello che conta è quali sono le tre condizioni. Occidentali ad alto livello culturale, occidentali, no scusate, non occidentali ad alto livello culturale, cioè alfabetizzati, questi invece sono i peggio, sono isolati, cioè isolati culturalmente, in tribù, in contesti, e senza alfabetizzazione. Però, come sostanzialmente vedete, le entità di risposta, cioè nel modo in cui si comunicano col volto le sei emozioni, non fanno una grande differenza, sia che tu sia occidentale, sia che tu sia orientale, con alti livelli di alfabetizzazione, sia che tu sia isolato, quindi senza nessun contatto culturale e senza alfabetizzazione. E questa è la figura del vostro Carlson, in cui Paul Ekman rifece tale e quale, per certi versi, alcune esperienze raccontate da Darwin. Siamo in Papua Nuova Guinea, e a questo tutt'altro che bello, è bruttissimo, indigeno, chiese alcune, propose alcune situazioni. Quegli si raccontava che avrebbe incontrato un amico che non vedeva da un sacco di anni. Quegli si dice, immagina che tuo figlio ti muoia. Quegli si disse, visto che siamo in un paese molto caldo, immagina un maiale morto che sta da molti giorni e che quindi un lezzo nauseabondo soleo. E qual era lo scopo? Lo scopo era di ottenere queste risposte emozionali facciali e di verificare se erano congruenti, ma non è altro che in piccolo, di quello che più sistematicamente io prima vi ho fatto vedere in questo studio. Cioè di dimostrare che sostanzialmente anche in un contesto culturale molto diverso, molto isolato, sono indigeni della Nuova Guinea, questa è disgusto. E come tale tutti lo riconosciamo, anche senza avere nessuna cultura in comune con questi indigeni, questa è gioia, indipendentemente dall'aspetto poco carino, eccetera. E ancora, altro argomento a favore della teoria prima di Darwin e poi di Ekman, dell'universalità delle emozioni di base, anche nelle primissime fasi di vita, quindi quando di esperienza, di sociale, di culturale, ci assai poco per un fatto banale, semplicemente perché è molto giovane, però di nuovo l'espressività emozionale è molto simile alla nostra e noi riconosciamo come appropriate le emozioni positive o quelle negative. Quindi anche questa, potremmo dire, l'aspetto ontogenetico ci rafforza l'idea che ci siano delle innate emozioni di base. Vabbè, queste ci possiamo divertire a usare, che sono molto belle, le immagini dei bimbi, immagini di questi bimbi di diverse culture, come di nuovo in maniera molto chiara e inequivoca comunicano emozioni negative o emozioni positive, evidentemente, anche senza avere affatto una storia culturale. L'ansia non è chiamabile un'emozione vera e propria. L'ansia può essere un'emozione alla quale non serve uno stimolo esterno. L'ansia non è un'emozione, però sia l'ansia, ma anche l'emozione non necessariamente vengono solo dallo stimolo esterno, possono venire dallo stimolo interno. Chi di noi, se comincia una serie di ricordi, di immagini per lui piacevoli o spiacevoli, può elicitare, può provocare uno stato emozionale positivo e negativo. Per cui sia ansia che emozioni possono essere innescate da trigger, cioè da fattori esterni di innesco, ma anche da fattori interni. Ragazzi, ci vuole poco. Adesso facciamo la pausa senza che andate a prendere il caffè. Perdete 2 minuti a pensare a una cosa per voi bellissima o buonissima, visto che stiamo parlando
e vedete che in qualche modo questo a volte ha un effetto positivo, se è un ricordo molto bello, una persona che vi è molto cara o cose simili. E quindi il confronto fra chi ha una lunga storia esperienziale, lunga storia culturale, e chi ce l'ha molto breve, però le modalità espressive sono praticamente imitative. Vabbè, insomma, sono le stesse immagini. Questo è un piccolo gioco per dimostrare che non solo nelle diverse culture, non solo in diverse fasi della vita, ma anche lungo la filogenesi, quindi anche altre specie, hanno una comunicazione emozionale per noi chiaramente interpretabile. Questa la interpretiamo, per inciso, per chi non lo conoscesse, questo è il presidente Bush, si vuole, chi ha fatto questo giocarello, rimarcare di aver avuto un presidente degli Stati Uniti che non era molto diviso da uno scimpanzé. Date per scontato, immagine successiva, che lo stesso gioco lo hanno ripetuto con l'attuale presidente degli Stati Uniti, e vedete che in maniera sorprendente, questa è eccezionale, alcune scimmie antropomorfe probabilmente sono meglio però adesso, a parte gli scherzi, il messaggio è chiaro, il messaggio è che anche, lasciamo stare i neonati, ma addirittura in altre specie abbiamo una comunicazione facciale per noi interpretabile in maniera univoca come emozione di sorpresa, questa non so chiamarla, questa è faccia bucuccia di non so bene cosa, e così via. Lasciamo stare l'attuale presidente degli Stati Uniti, pure questa mica male, quindi, anche se questa penso che sia photoshoppata. Bene, chiudiamo questa parte. Quindi, considerazioni panculturali, cioè confrontando le diverse culture, considerazioni ontogenetiche, considerando diverse età della vita, considerazioni, potremmo dire, filogenetiche, cioè diverse specie, tutte dicono che abbiamo un modo, in qualche modo, univoco di riconoscere le emozioni di base. E quindi, in qualche modo, rimanda all'idea che noi ereditiamo come specie, probabilmente non è solo un problema nostro, alcuni codici espressivi delle emozioni. A me sembra che questo, vabbè, questo non aggiunge niente, sono solo parole. Prima di andare avanti un po' più su Paul Ekman, mi sembra, sono un'ora di lezione, vediamo un po', perché devo temporizzare il tempo del prossimo streaming. Sono le 3:14, lascio il 15 minuti, se no Stefano mi mette le mani alla gola. Aspettate un secondo che devo far contento sempre a Stefano. Andate a prendermi il caffè o evocate un ricordo piacevole. E noi ci rivediamo, sperando che non mi facciano i capricci YouTube, alle 15:30 per la seconda parte della lezione. A dopo! Preparatevi le domande. In ora di specchio arriveranno fra un po', non ti preoccupare. Tu c'hai le 15:11, io faccio le 15... Ah, no, hai ragione. Sul mio telefono le 15:14, mentre là sono le 15:12. Vabbè, ragazzi, pausa e cominciamo alle 3 meno qualcosa. Ciao, ciao, Gloomy. Blocco lo streaming di questa prima ora di lezione, ok? Vado. Ciao a tutti. Blocco. Blocco. Salvo. Niente matricola, Matteo.